Cassa Depositi e Prestiti ha riunito a Roma tavoli di lavoro con oltre 100 rappresentanti delle comunità locali per elaborare insieme soluzioni per gestire al meglio le risorse a disposizione di enti pubblici e imprese. Si rafforza così la collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti, Conferenze delle Regioni e finanziarie regionali, che ha visto negli ultimi anni interventi importanti. Nel triennio dal 2021 al 2023 sono state completate operazioni per circa 10 miliardi. Oggi è una giornata importante nella collaborazione tra CDP e le regioni, una collaborazione che ha visto un importante ammontare di finanziamenti negli ultimi anni. Sì, sono circa 10 miliardi, ma al di là dei finanziamenti oggi abbiamo parlato di condividere le best practice tra le varie regioni. Ci sono strumenti che alcune regioni hanno sviluppato e che altri non hanno sviluppato ancora. Ci sono molti campi in cui Cassa Depositi e Prestiti può aiutare e soprattutto anche l'advisory, quindi fornire consulenza per la programmazione degli investimenti e per la messa a terra degli stessi. Quindi Cassa Depositi e Prestiti ha fatto un grande ruolo, ha avuto un grande ruolo nel finanziamento anche delle imprese tramite le regioni, ma è anche altro, è anche supporto tecnico, assistenza nell'individuazione dei problemi, delle soluzioni nella messa a terra. Un ruolo di consulenza che è ancora più importante forse vista la mole di risorse anche nell'ambito del PNRR che sono ora a disposizione degli amministratori? Assolutamente, bisogna avere molta disciplina, tempi serrati ed è un lavoro che facciamo proprio mettendoci a fianco alle amministrazioni per consentire a loro di mettere a terra queste risorse nei tempi dovuti. Cassa Depositi e Prestiti è una banca promozionale vigilata dalla Banca d'Italia, ma è anche un'istituzione che ha 175 anni. E il ruolo dell'istituzione è di collaborare con le altre istituzioni, quindi come dicevo noi non dobbiamo, quando diamo un finanziamento, sederci dall'altra parte del tavolo delle regioni o delle controparti, ma dobbiamo essere a fianco a loro e di fronte a noi ci deve essere il problema che insieme analizziamo, individuiamo, analizziamo e poi definiamo come gestirlo. Quindi è un partner che si siede accanto, non di fronte.